Gli ostacoli del cuore, canta Elisa. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri. Fra una sera che non muore e una notte da scartare, come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere coccolati i pensieri più segreti e trovarli già svelati, e a parlare ero io, sono io che li ho prestati. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme. C'è un principio di energia che mi spinge ad ondulare tra il mio dire ed il mio fare, e sentire fa rumore camminare tra gli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai. Ma che serata! Brava! Brava! È la serata delle Standing Ovation! Voglio iniziare da Giorgio. Allora, cara Lidia, ho sentito nel video che hai fatto 3 tournée con Elisa. Sì, quindi sì, qualcosa sì, hai sì, preso, sì. Si percepisce. Vabbè, Elisa per me è una grande amica, un'artista eccezionale secondo me, quindi la adoro a prescindere proprio già da prima di lavorare. Quindi ha preso. Abbia assorbito, perché io ho fatto una tournée con Pupo e per un po' ho parlato così anch'io. E parlavo così, dicevo, buonasera, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, sto bene così, anch'io. Saluto con tutto il cuore Elisa, veramente. E anche Pupo ovviamente. Anche Pupo, che naturalmente. Di noi, Ciao Pupo, su di noi ci sta ascoltando, quindi vieni a trovarci. detto questo, credo un pochino meno somigliante come trucco, come faccia, poco somigliante. Però la voce naturalmente. Loretta. E il trucco secondo me non è proprio giusto, sembra Valeria Bruni Tedeschi, cioè non c'entra niente con Elisa. Io credo che se ti avessero lasciato il tuo nasino e la tua faccia, forse fatto soltanto un po' all'orecchio, saresti stata più somigliante. Vocalmente sei ineccepibile, questo non te lo devo dire io, anche se credo, per come mi arriva Elisa, che lei sia leggermente più intima, un pochettino più... Come più astratta, è quasi come se fosse, no? Che se non fosse terrena. Eterea, bravo, eterea. Vedi, mi mancava la parola, eterea. Grazie. Prego. Dopo la pipì funziona. Ma non puoi dire questo. Ma
adesso scusa, no, scusa. Ma te non puoi dire in diretta cosa faccio io in una pausa. No, no, ma io non volevo. Che, di, no, scusa, no, ma come, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Io la fogli tanto, bello, è tutta una cosa quarto d'ora. Eterea, e poi... problemi che sappiamo. Vabbè, vabbè, Vincenzo. Quarto d'ora. Vincenzo, anche allora, tu? Allora, guarda, io... Anche tu? Ma io non ho capito. No, dico, anche tu sei d'accordo con quello che è stato detto finora? Allora, tu fai la pipì. No, no! Che sapevi? Vabbè. No, perché non si muove. Vogliamo smettere con questo argomento? No. Visto che siamo su Rai 1. Allora, dicevo. Perché su Rai 1 non si fa? No, si fa. Uno si trattiene. Vabbè. No, voglio dire questo. Secondo me la voce era. Io ho chiuso gli occhi e l'ho sentita molto azzeccata. Però anch'io all'inizio sono stato condizionato un po' dal trucco, perché effettivamente. È cioè, non sembra né la Schillaci più né è somigliante ad Elisa. Invece la voce, secondo me, addirittura meglio che in Giorgia, se è riuscita, più simile a questa. Appena un minuto, per parlare del vostro film. Credo che sia stato comunque importante sentire questa esecuzione di un brano che ho scritto io e sentire fa rumore bravo Liga, bravo Liga, tra gli ostacoli del cuore quante cose che non sai di... Bravissima, guarda, non so che dirti, bravissima, anch'io la penso un po' così il trucco, ma Elisa ha anche una faccia molto particolare, difficile, un ovale molto esatto, particolare, difficile. Però l'hai fatta benissimo, brava. Molto bene, la standing ovation c'è stata, brava, e i tatuaggi anche identici, tali e quali. Tali e quali perché c'è il lavoro, abbiamo detto, dei coach, dei nostri truccatori e anche la nostra sartoria, una grande squadra, la grande squadra Rai che lavora verso un'unica direzione, quella di tale e quale, comprese le luci di Mario Catapano e la regia di Maurizio Pagnussat.